Finalmente spesa, sono appena rientrata a casa, infatti, e ancora non mangio. Sono uscita da scuola e sono andata con mamma all'Eurospin. Vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Allora, ovviamente questi, sapete che io i cereali li adoro e questi qui sono buonissimi, però mi sembra che hanno cambiato la confezione. Comunque sono dei Tremolini, marchio Tremolini, e vi assicuro che sono molto buoni. Io questi li adoravo troppo con le proteine, pesca e crema di bulk. Poi, vabbè, mamma ha preso la pasta Tremolini. Poi ho voluto prendere questi qui che li proveremo insieme in un video perché ho deciso di farvi anche dei wetitine dei vegan. E raga, appena ho visto questi che mai visti, mi ispiravano troppo, poi i valori non fanno neanche tanto schifo, mi ispiravano troppo e quindi ho detto no, li devo prendere, li devo provare. Poi ho preso, mancavano i miei adoratissimi yogurt greco 0% e quindi ho preso questo qui alla vaniglia che pure per un ciccio pancake, visto che sopra comunque c'è anche tipo il mix, faccio sopra, metto il mix al ciccio pancake e poi lo yogurt alla vaniglia all'interno. Ovviamente non è greco, però chi se ne frega, va bene così. Comunque il pancake è super proteico, quindi ci sta. Vabbè, mia mamma ha preso la pancetta affumicata, poi patatine, sempre mia mamma. Io ho preso petto di pollo, queste qui di fresche fette, e ho petto di pollo, stava in offerta tipo 1,20 euro, una cosa del genere. Dove mettiamo qui. Poi vabbè, ha preso l'olio, gli arachidi. Poi ho preso l'arrosto di petto di pollo, stava tipo 1,20 euro, non stava in offerta, molto buono. Poi ho trovato un po' di novità. Allora, ho trovato risotto con funghi porcini, eccolo qui. Io l'altra volta presi la mousse, la crema, però non l'ho voluta prendere, ho preso queste qui, è proprio il risotto con funghi porcini. A volte quando si va di fretta con una quota proteica, queste cose qua sono super comodi, specialmente post scuola o post lavoro, ci stanno. Poi ho voluto prendere quest'altro qui alla quinoa, alla mediterranea. Eccola qui, scusatemi se ho l'affanno, Tremolini. Poi ho trovato anche questo, mai visto, ed è un mix al vapore, bulgur e quinoa. No, raga, lo devo troppo provare, ma anche questo sicuramente lo proveremo insieme. Oddio mio. Marchio Fior di Natura, mi ispira tantissimo. Poi ho preso le mie sottilette, queste qui non sono light, però sono queste qui, formaggio fuso senza lattosio. Mi trovo bene, anche i valori non sono male, quindi le ho prese. Poi, mai viste, sono sincera, ogni volta che andavo non c'erano. Sono le fettine di formaggio fuso light, valori ottimi, infatti prese subito. Non andavo a fare la spesa da una vita. Poi ho preso queste patate al rosmarino, che di solito quando non abbiamo le patate, queste cose qua, ho detto le ho prese che non fanno mai male, poi i valori sono ottimi, sono semplici patate, quindi le ho prese. Poi ho preso il minestrone, che un pochino lo mangerò oggi come contorno, ma mi ha salvato proprio la vita, perché non avevo proprio verdure, quindi mi serve qualcosa di veloce, visto che sono quasi le 3 e ho voluto prendere il minestrone. Poi questo qui di Delizie del Sole è molto buono. Fatto. Poi vabbè, che c'è più? Sale, ho preso tipo a 2,20 euro questo qui, fiori di filetto di merluzzo dell'oceano Ondina. Madò, raga, il pesce di questa marca surgelata è troppo troppo buono. Infatti ho preso le ultime due confezioni. Poi vabbè, ho preso più, mamma ha preso le patatine, ha preso lo yogurt mamma. Io ho preso i fiocchi di latte, questi sono molto buoni. Sale e formaggino al parmigiano reggiano, sempre mamma. E poi mia mamma ha preso questi qui, della Puerto Sol, mirtilli neri, sono dei succhi, tipo dei succhi. Eccoci qua, quindi questa è stata tutta la mia mini spesa e adesso vado ai fornelli a cucinare. Eccoci qua in cucina con me. Allora, come primo passaggio, giusto così ce lo togliamo davanti. Allora, la mia cucina è super piccola, quindi scusatemi. Allora, faccio per prima cosa, mi peso un attimo l'hamburger di scottona, così
Non so sinceramente quanti grammi sono, penso 100 grammi e va bene. 100. No, aspetta, raga. Che resta cosa? Ok, allora capisco che è 75 grammi per hamburger, ne faccio due e così a posto. Ecco qua, giusto 150, perfetto. Quindi hamburger per il momento lo mettiamo in stand-by perché adesso andiamo a fare il couscous. Vado a preparare il couscous. Per me veramente è semplicissimo prepararlo. A volte quando rientro da scuola eppure ho pochissimo tempo a disposizione per cucinare, è una delle cose più semplici da preparare perché comunque ci vuole poca acqua e l'acqua poca acqua si sa che subito bolle. Mettete dentro. Ve ne accorgete ad occhio, questo qui l'ho preso all'Eurospin ed è davvero molto buono, quindi vado a pesare 90 grammi di couscous. Frattempo io cosa faccio? Visto che bene o male di couscous bisogna usare lo stesso peso, tipo 90 grammi, io faccio tipo 120 ml, 130, e che faccio? A zero. E metto giusto così, io. Che poi a volte vado anche ad occhio, perché facendolo sempre. Infatti, perfetto, vado a mettere l'acqua sul fuoco. Aspetto che bolle, ci metterà davvero pochissimo e poi dopo vado a metterci all'interno il couscous, ma vediamo tutti i passaggi per grado. Scusatemi se non vedete proprio una cosa nel dettaglio, però vabbè raga, ma che vado proprio avvicino pure un po'. Però pensate che state entrando proprio nella mia quotidianità e so che a voi questi video così vi piacciono. Non mi faccio vedere perché tengo sta maglietta a sparaflesciare, quindi vabbè. Evitiamo di rovinare solo il clippo. Quindi couscous si può posare e nel frattempo vado a mettere un'altra pentola che riempio giusto un pochino con l'acqua. Ho messa giusto un po' perché vado a metterci dentro, vado ad occhio perché non peso le verdure. Se vabbè riesco. Quindi vado ad occhio e vado ad utilizzare il minestrone di prima. Eccolo qui, classico minestrone. Spero che non ho messo tanta acqua. Mescolo. Ovviamente coperchio, aspetto che bolle il couscous e sì, l'acqua per il couscous e poi vi faccio vedere. Come potete sentire, l'acqua bolle, io che faccio? Spengo il fuoco e vado a versarci dentro la si sta facendo la quinoa, il couscous. Vado a dare giusto una mescolata e poi ci rimetto di nuovo il coperchio sopra, vi faccio vedere come deve essere, aspettate. Vedete? Così io ci vado a mettere di nuovo il suo coperchio sopra e tra giusto 5 minuti neanche è pronto. Si assorbirà tutta l'acqua, voi girate un po', ve ne accorgete già d'occhio e vedete che comunque il couscous è pronto. Minestrone pronto e per poco. Non si bruciava, infatti si è asciugata tutta l'acqua, però cotto, perfetto, perché vi stavo facendo le storie su Instagram delle promozioni attive al momento su All Supplement, sono sempre quelle là che vi ho fatto vedere, questo è pronto e dopo vi faccio vedere. Andiamo a cuocere l'hamburger di scottona, mettiamo sempre qua, ok. Mamma mia, non vedo l'ora, una fame assurda, e vi faccio vedere anche
la tosse. Vi faccio vedere anche il couscous come è venuto. Vi faccio vedere anche come vedere quando è pronto. Vedete, raga? Pronto. Quando vedete che l'acqua si è asciugata tutta, adesso non riesco a prenderla tutto ed è così. Allora ragazzi, seguitemi su Instagram perché io su Instagram mi metto la mia quotidianità, però perché non metto a fuoco, per capire? Vabbè, vi pubblico la mia quotidianità. Vabbè. Vedete i vostri pancake. E vi voglio far vedere l'aggiornamento. Allora, queste sono le nuove barrette che sono uscite, che ovviamente mi sta rompendo il cavolo. Vabbè, comunque sono i nuovi gusti della Bottle Snack, vi lascio le foto a fianco. Questi qua sono usciti caramello e pretzel, Borden Cake e Red Velvet, le devo prendere. Sapete che per qualsiasi cosa avete il mio codice sconto che gira a 010 e poi dove vi ho scritto anche qui, oh, per qualsiasi informazione, per tutto, se state facendo un acquisto e comunque volete prendere qualcosa di mirato e non spendere soldi inutilmente, scrivetemi in direct. Vabbè, i biscotti Nerzona che sono buonissimi, sono usciti i nuovi gusti lampone che io vi ho fatto vedere nell'ultimo video unboxing, o il supplement che li ho presi. Poi vabbè, i biscotti che abbiamo provato insieme con le barrette, queste qui della Carb Ghilla sulla mia vita, infatti hanno rifornito. Poi vabbè, le patatine dei Life, Prodis e questi taralli che vi ho fatto vedere nel video sono spettacolari. E poi le nuove creme burri. Io ho questa qui, limone, cioccolato bianco e pistacchio, molto buone, però, sai, vabbè, molto buone, però l'unica che ancora non provo è questa qui, che l'ho presa ma ancora non la provo, limone e cioccolato, ma pistacchio è molto valida. E poi i prodotti da forno, sapete, la mitica Pizzarima, che anche lei è in offerta. A parte che a me proprio l'hamburger di scottona, ma un po' l'hamburger in generale, mi piace a metà cottura perché rimane morbida, infatti sta giusto un po' e poi la levo. Nel frattempo inizio ad impiattare, ad ammettere couscous. Poi vado a metterci il minestrone. Eccoci qua con il post workout. Allora, io le dovevo provare oggi stasera. Oggi se vabbè, scusa, vado a provare queste patate, la delizia del sole, patate al rosmarino, che sicuramente sono buone. Faccio tutta la busta perché anche mia sorella le vuole, quindi poi ci dividiamo le patatine.
eccolo qui. Adesso io le metto in forno a 200-180 gradi per non so quanti minuti, fino a quando non vedo che comunque sono cotte. Quindi adesso le metto in forno e poi andiamo a fare il tacchino. Quindi se te la faccio patate e tacchino. Dati così, oh. Allora vado a metterci, ok, limone, ci vado a mettere anche la paprika dolce. Oggi vabbè non vuole collaborare. Poi le metto in una padella e lo faccio cuocere. Molto semplice e veloce. Eccoci qua con la cena. Allora ho fatto patate con il tacchino che vi ho fatto vedere. Comunque ho assaggiato già un pezzettino e con il limone è fenomenale. Provate questa combo. E poi le patate, devo dire che sono molto buone, sono semplici patate.